Ciao cari amici e amiche, siamo qui al santuario della Madonna di Fatima con questi giovani, i futuri seminaristi e i futuri suore. Ma siamo qui per pregare e per camminare insieme con tutti i giovani del mondo in un cammino di speranza, perché Gesù è con noi, Gesù cammina sempre con noi e Gesù è la gioia, specialmente dei giovani. Pregate per noi. Oh, un saluto a tutti i telespettatori di Padre Pio TV. Ah, ok, un saluto cordiale a tutti i spettatori del Padre Pio TV. Grazie, un applauso. From the Canary Islands. We are on Padre Pio TV. Say a religious order? Say a word. Oh, hi everyone! A message for the young people. A message from young people. Un mensaje para gente joven. We are having a lot of fun. In your language. Estén alegre. Muy alegre siempre. Okay. Thank you. Bye. Ciao a tutti, oggi siamo a Fatima. Abbiamo iniziato il nostro pellegrinaggio verso Lisbona così, in questo modo. È il primo giorno della GMG e vogliamo, ecco, affidarci a Maria insieme con il gruppo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, per iniziare per bene questo pellegrinaggio. Ecco, solo lei ci può portare da Gesù. Adesso tra poco visiteremo la grotta delle apparizioni, dove i tre pastorelli in qualche modo si sono affidati, hanno scoperto la presenza di Maria nella loro vita che li ha portati a Gesù. Ecco, anche noi affidiamo le nostre intenzioni e iniziamo con gioia questo nostro cammino, ecco, intenso, no? Con tutte con tutti i giovani del mondo. Otra, espera un segundo. La foto también. Biagioni, una giornalista dell'agenzia stampa SIR della Conferenza Episcopale Italiana. Siamo qui con un gruppo di giornalisti per seguire ovviamente la Giornata Mondiale della Gioventù. Siamo nel santuario di Fatima. Fatima si è rivestita di colori e di giovani di tutto il mondo. Ho intervistato ragazzi dalla Nigeria, da Hong Kong, dal Messico e mi sembra di poter dire che i giovani qui a Fatima hanno nelle loro braccia tutti i pesi e le oscurità del mondo, ma anche tutte le speranze e i sogni per un futuro migliore, e sono qui per portare tutto questo alla Madonnina di Fatima. Abbiamo qui con noi Lessia, Marta ed Elena, direttamente dall'Ucraina. Ecco, loro vogliono darci un messaggio di pace, qui di speranza, da Fatima. Okay, we come here to pray for peace in Ukraine, and we put our hopes to God in front of our Lady, and we want to share the message, and we want to ask the whole world to pray for our country, to pray for peace, to pray that war ends and we get victory over the invasions, and we all live in peaceful country and in a peaceful world. Un messaggio di pace davvero da questo luogo in cui il Papa il 5 di agosto verrà proprio per chiedere a Maria il dono della pace. Grazie di cuore. Grazie.
Ciao a tutti gli amici di Padre Pio TV, siamo qui in viaggio per la GMG di Lisbona, oggi siamo stati a Fatima e vogliamo dimostrarvi la nostra gioia con un canto. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha trionfato, alleluia. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, io forza il mio canto nel Signore. Allora, emozioni difficili da descrivere perché è un turbine di tanta gente e tante cose da vivere tutte insieme, però comunque tanta voglia di esserci qui e di incontrare giovani come noi che comunque esprimono la gioia come possono, sono felice di esserci, grazie. E l'attesa del Papa come la stai vivendo? Certo, non vedo l'ora di sentire cosa da dirci, perché sicuramente se avrà qualcosa di bello da dire. Allora domani con l'incontro con Papa Francesco. Esatto.